Stefano Fassina, prego. Allora, deputato, ha fondato Patria e Costituzione, autore del Manifesto per la Sovranità Costituzionale. Benvenuti anche Antonio Pitoni della Notizia e Marco Antonellis di Affari Italiani. Buonasera, benvenuti. Allora, buonasera. Fassina, cos'è? Hanno scritto il sovranismo di sinistra. No, è la sovranità costituzionale. Sovranità è un principio fondamentale della nostra Costituzione, sta all'articolo 1. La sovranità appartiene al popolo ed è necessario ricostruire questa sovranità popolare, perché la politica senza politica, appunto come il saggio di Revelli, poi alla fine determina svolte autoritarie, perché una società non può vivere senza politica. Il punto è che la politica deve essere democratica e deve appunto ripartire da quella che è la sovranità costituzionale, il punto fondante della nostra democrazia. Quindi non sovranismo, ma sovranità costituzionale, perché la domanda che le destre intercettano ovunque, in Europa, negli Stati Uniti, è una domanda vera, è una domanda di politica. Però già la intercetta la destra, perché ora dovrebbe infilarsi la sinistra? Perché è una domanda ineludibile, perché se quella domanda di politica, se quella domanda di partecipazione popolare, se quella domanda di sovranità popolare non la intercetta chi la vuole declinare secondo i principi costituzionali, la intercetta la destra, che poi la porta sul nazionalismo, che è lo scenario che vorremmo evitare. Antonelli, prima domanda, poi Pitoni. Sì, ma perché poi la destra ha già occupato, come dice anche lei, questo spazio? Perché dovrebbe rivolgersi a chi offre il sovranismo di sinistra? Alla fine Salvini sta occupando tutti gli spazi con un successo enorme. Perché dovrebbe scegliere la copia in qualche modo all'originale? È vero che vi distinguete, però è pure vero che sempre di sovranismo parliamo. Beh, innanzitutto Salvini, con tutto il rispetto, prende tanti voti ma non ha occupato tutto lo spazio. C'è un grande spazio che va occupato, e perché quella ricetta non funziona. Abbiamo visto nella storia dove portano i nazionalismi. La sovranità popolare declinata in termini di nazionalismo è molto pericolosa. Serve la sovranità popolare per rimettere al centro il lavoro. Salvini sta facendo un'operazione propagandistica straordinaria. Si presenta, sta funzionando. Ma certo, nel breve funziona. Si presenta come forza nazionale e poi nei prossimi giorni approva il cosiddetto federalismo differenziale, che vuol dire la fine dell'unità nazionale, che vuol dire la fine della scuola pubblica, la fine della sanità pubblica. Quindi noi vogliamo smascherare questo bluff. È evidente che se tu ti muovi sulla retorica degli Stati Uniti d'Europa, dell'europeismo ideale, non vai da nessuna parte, perché da là le risposte non vengono. Pitoni. Sì, in un periodo in cui la sinistra italiana è obiettivamente un po' in stato confusionale, siamo passati dai popcorn sull'Aventino adesso alla raccolta delle firme per un referendum contro il reddito di cittadinanza. La sua iniziativa ha quantomeno il merito di cercare un punto di novità all'interno di uno schieramento che è evidentemente in crisi, come hanno dimostrato tra l'altro anche le ultime tornate elettorali. Quello che mi chiedo è: una forza sovranista di sinistra in questo panorama, che tipo di interlocutori può incontrare? La destra è alternativa e quindi la Lega è assolutamente esclusa. Il Movimento 5 Stelle non fa alleanze, parlo ovviamente nell'ottica in cui questo movimento diventasse partito e decidesse di competere alle elezioni, non fa alleanze prima del voto, gli accordi si raggiungono dopo. E anche con il PD, obiettivamente, che ieri ha annunciato l'adesione al manifesto europeista di Calenda e sta andando quindi in una direzione diametralmente opposta, non vedo al momento grossi margini di dialogo. A chi parlate e a chi vi rivolgete? Ma parliamo innanzitutto a quella larghissima fascia di lettori che non trova una risposta, che poi magari sceglie pure, ma non trova una risposta. Non è un'operazione che si traduce in una lista elettorale per le prossime elezioni. Quindi non vogliamo fare l'ennesima listarella che prende il 2%, il 3% e poi scompare. L'operazione è un po' più ambiziosa. Provare a ridefinire il discorso almeno per quella parte di società, di interessi economici e sociali, a partire dal lavoro, che vogliono una risposta e oggi non la trovano. Oggi il nostro manifesto è opposto a quello di Calenda o a quello presentato dagli eurodeputati del PD. È un manifesto che appunto
vuole tradurre la domanda di politica attraverso la ricostruzione di alcune funzioni fondamentali dello Stato nazionale, perché le risposte il lavoro l'ha avute attraverso lo Stato nazionale. L'euro è un dato di fatto o vorreste uscire dall'euro? No, noi non vogliamo uscire né dall'euro né dall'Unione Europea. Dopodiché questo quadro è insostenibile perché si descrivono ogni giorno i populismi, i nazionalismi, la rabbia, i rancori, ma nessuno si chiede perché ci sono. Il mercato unico e la moneta unica hanno aggravato e svalutato le condizioni del lavoro. Da qua bisogna partire. Le risposte però non sono semplici, vanno costruite le condizioni per fare delle forzature e ridare centralità ai principali obiettivi della nostra Costituzione, in un rapporto anche conflittuale con l'Unione Europea e col mercato unico, ma non ci sono ricette facili. Grazie, grazie Fassina, Antonelli, Spitoni, grazie per essere stati con noi.